un master di infermieristica di comunità e di famiglia. Diamo dei dettagli tecnici, quando ci si iscrive e che cosa succede? Allora, il master è in questo momento all'approvazione degli organi ufficiali, quindi terminato l'iter di approvazione accademica del master si aprirà il bando. Il bando avrà dei tempi probabilmente che andranno fino alla fine di settembre, primi di ottobre, e dopodiché se ci saranno le iscrizioni si procederà all'attivazione ad iniziare il percorso formativo. Nella presentazione che avete fatto oggi in regione è tornata spesso il collegamento di questo master con le cure primarie. Sì, questo master è un master che è stato pensato per essere vicino al cittadino, che può essere malato ma può anche non esserlo, può essere una persona sana ma che ha la necessità di essere guidato, supportato nel sistema salute per migliorare la sicurezza nella gestione di alcuni problemi legati alla salute stessa, piuttosto che la qualità della vita, piuttosto che per prevenire possibili complicanze o situazioni di malattia. Quindi andiamo a formare, dopo il percorso di laurea, un infermiere con competenze nel riconoscere i bisogni della persona, del cittadino, nel suo ambito familiare e di comunità. Un tipo di infermiere che può essere particolarmente importante anche per gli studi dei medici di famiglia. Sì, un infermiere che può avere un ruolo, un suo ruolo nell'ambito della comunità e quindi avere la possibilità di supportare i cittadini in quei problemi che sono di gestione infermieristica in autonomia.